Siamo con Corrado Antonelli e Francesco D'Achille, grandi rappresentanti dell'Ossit Team, oggi vincitori contro il Neo West Ham. Che cosa avete da dire oggi sulla prestazione e soprattutto su questa vittoria che vi rilancia in classifica? Capocannoniere, finalmente c'è stato il riscatto che attendevamo e stiamo tornando ad essere la squadra del torneo precedente. Sì, abbiamo fatto qualche innesto buono. Ti riconosci poi e il mister ci sta dando una grande mano, un pessimo esempio. Insomma, ci stiamo riprendendo anche fisicamente, sì, è un'altra cosa. Speriamo di ripeterci come l'anno scorso in Europa League. Avete avuto una serie negativa, ma vi siete risollevati facilmente. Facilmente, assenza. Abbiamo perso tante partite, c'erano tanti infortunati, tanti assenti, ce la siamo comunque giocata, adesso sta a noi, vediamo quello che riusciamo a fare. Purtroppo manca anche un grande assente, Valerio De Rosa. E io coglierei l'occasione per fargli un augurio. Anche perché la laurea è imminente, tra poco diventerà dottore, quindi anche ci dicono anche che forse ha messo incinta qualcuno. Non lo so. Durante la laurea. E che altro volevo chiedervi? Il torneo, questo girone, no aspetta, c'è una domanda in canna importante. Questo girone lo vedete più difficile dello scorso o un po' più alla portata? Più alla portata forse, però rispetto allo scorso è più equilibrato, cioè ci sono più squadre equilibrate rispetto all'anno scorso che 2-3 si aspettavano su tutte le altre. Il problema è che abbiamo iniziato male e ora è in parte compromesso. Tutto in salita. Forse la serie proprio di sconfitte è dovuta anche al fatto che abbiamo un po'
screditato gli avversari, pensavamo fosse più facile, molto più facile rispetto a quello dello scorso anno, invece si sono dimostrati avversari validi. E quindi abbiamo capito che ce la dobbiamo mettere tutta ogni partita, perché sennò riusciamo a fare 3 punti. Verissimo. Abbiamo comunque alla destra d'Achille un grandissimo portiere che ha fatto tante edizioni del Gladiator, ma quest'anno diciamo si è un po' reinventato a calcio a 5, perché è uno sport diverso rispetto all'altro. Io comunque ti candiderei insieme al portiere dell'Everton, Pacilli, come miglior portiere, insomma, candidato di questo girone. Come la vedi? Ci sono altri... Tanto non mi piace giocare a calcetto, questo cosa numero uno. Lo spot anticalcetto. Però sarebbe bello vincere, sarebbe una cosa in più, che se i risultati della squadra vengono prima di tutto. Vero, vero, benissimo. Devi rimproverare qualcuno oggi della partita, della tua squadra? Secondo te si può far meglio come gruppo oppure... Basta che Mattarelli e Martella non fanno sto casino, dentro al campo va tutto bene. Okay. Oggi è stato un macello, la prima volta che Martella veniva, speriamo che non è più così, perché sennò... Non sono più la coppia d'oro? Sì, assolutamente, più di prima. Restano. Va benissimo, Gilardi in seconda? Il Gila, col fatto della donna, mo. si è fidanzato, un po' macello. Benissimo, chiudiamo l'azione dicendo che secondo me Alessandro Chiappini si è dimagrito. Eccolo. No, sicuro si è dimagrito. Qui il capitano, cioè. Qui il capitano. Capitano, ma lui sta soffrendo d'amore, secondo me. Capitano, Capitano invece dimagrisce ancora, scompare. Non lo so, sai, si dice che quando uno dimagrisce soffre d'amore. Va bene, vi ringraziamo. Grazie Francesco De Ville, grazie Corrado Antonelli e buon Gradio. Grande ossettino. Grazie. Ciao.